A Pordenone nasce Casa San Quirino, palazzina completamente ristrutturata in via San Quirino che accoglierà nei suoi appartamenti 12 anziani fragili. L'iniziativa è del comune. Questa è un'altra promessa mantenuta all'interno di un piano specifico per dotare la città di strutture a favore degli anziani, non solamente la nuova casa di riposo, ma strutture intermedie che possono dare risposta agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quindi una residenza in cui gli anziani sono autonomi ma sono assistiti perché ci sarà sempre una persona a loro disposizione. Significa garantire un'alta qualità della vita e dotarsi di quegli strumenti per consentire agli anziani di vivere serenamente all'interno della città, quindi di poter godere ciò che un quartiere offre, essere innervati all'interno di una comunità ed essere continuamente assistiti. A seguire da vicino il progetto è stato l'assessore Eligio Grizzo. Eligio Grizzo, una struttura alternativa alla casa di riposo praticamente. Sì, anticipativa della casa di riposo perché questa fa parte di una strategia territoriale dove manteniamo l'anziano in casa finché possiamo. Poi quando la famiglia, che di solito capita che sclera perché l'anziano crea dei problemi, perché ci sono i bambini, eccetera, allora può trovare un primo rifugio, un anziano parzialmente ancora autosufficiente perché questa è una casa normale, ma solo che sarà controllata da personale infermieristico, da personale OSS e da personale sociale che valuterà sia l'ingresso all'interno di ogni singolo appartamento, sia la possibilità di avere questa struttura come elemento essenziale per potersi portare una badante. Siamo riusciti a recuperare questo immobile che abbiamo trovato, e lo dico ancora una volta, abbandonato e praticamente inutilizzabile. La palazzina è stata riqualificata a cura dell'azienda per l'edilizia residenziale. Abbiamo una serie di famiglie, una serie di persone, la nostra utenza ovviamente è un'utenza fragile, debole, una che ha bisogno di essere aiutata perché la casa non riesce a farsela, non si gestirla. Dargli una sicurezza sulla casa è il nostro compito e cerchiamo di dargliela in tutti i modi. Nelle prossime settimane le stanze verranno arredate, dopodiché il comune aprirà le domande per entrare negli appartamenti.